Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi il tema della trasmissione è Sud Italia, di come può ripartire il nostro Sud, di come fare per fermare il suo lento, ma purtroppo continuo declino. Il Sud, ricordiamolo, ha recuperato terreno rispetto al resto d'Italia dal 1950 al 1990. Ma dopo 40 anni, quindi dal 1990, c'è stato purtroppo un incremento ancora del divario tra il sud e il nord del paese, fino a diventare oggi il più grande squilibrio territoriale che vediamo in tutto il territorio europeo. Oggi il nostro ospite di Ok Italia Parliamone, per parlare appunto di sud, abbiamo il presidente di Interporto Sud Europa, Riccardo Maria Monti. Buongiorno Monti, ben arrivato. Buongiorno a voi e grazie all'invito, graditissimo. Monti, lei è un manager e imprenditore napoletano, ma con una grandissima esperienza internazionale. È stato presidente dell'ICE, di grandi stazioni, Italferr, attualmente è anche CEO di Tribow, che è l'azienda italiana leader nei settori dei servizi digitali e dell'e-commerce, e anche vicepresidente poi dell'esecutivo, ricordiamo, di Fondazione Italia-Cina e presidente dell'Associazione Italia-Emirati Arabi Uniti. Dai primi di ottobre poi di quest'anno ha assunto anche una presidenza importante, quella di Interporto Sud Europa. Ricordiamo che la logistica è oggi una delle grandi filiere industriali su cui non soltanto Napoli e la Campania, ma forse l'intera regione possono creare sviluppo e occupazione. Lei nel 2018, edito dalla Terza, ha pubblicato un libro. Io posso definire questo libro una riflessione a voce alta, che forse vuole essere anche un messaggio positivo e di speranza per il futuro del nostro Mezzogiorno. Il titolo del libro è un po' il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di oggi, Sud perché no. Questo è, in questo volume lei parte proprio da alcune domande che innanzitutto rivolge a se stesso. Le domande sono: che si può fare, cosa si deve fare e come possiamo immaginare un Sud diverso. Ricordiamo, Monti, però, che esiste anche un Sud avanzato, un Sud delle tecnologie aerospaziali, del fermento culturale, di un turismo che è sempre in aumento, della ricerca scientifica e anche se non sono tanti, di casi di rigenerazione urbana e di mobilità sostenibile. Nel libro lei ha proposto una ricetta fatta di 8 azioni sostenibili sia da un punto di vista finanziario che politico. Infatti si rivolge alla politica tutta, senza fare distinzione dei partiti. E ha anche assicurato nelle sue conclusioni che queste 8 azioni, se vengono rese operative in maniera stabile per 5 anni, possono assicurare davvero un cambio decisivo del passo per il nostro Mezzogiorno. Monti, adesso le chiedo, perché sicuramente i nostri ascoltatori sono tutti curiosi, quali sono queste 8 azioni, qual è la sua ricetta per ridurre il divario tra nord e sud del paese? Grazie per questa bella introduzione, grazie per aver anche approfondito il mio lavoro. La prima riflessione, prima di entrare nella to-do list, voglio agganciarmi a quello che diceva lei rispetto a un fatto. Il fatto che in poco meno di 30 anni il Sud Italia ha perso 20 punti percentuali di reddito pro capite rispetto al resto del paese. Questo non è solo un unicum in Europa, è un unicum nel mondo. Nessun paese al mondo avrebbe accettato senza colpo ferire, con totale rassegnazione nel senso generale, che un terzo della popolazione si allontanasse in maniera così mostruosa dal resto del paese. Questa è una cosa che ci deve far riflettere. Anche il libro nasce da un moto di ribellione, di capire che ci eravamo e ci siamo rassegnati. Da quando il libro è uscito, in realtà qualcosa è cambiato. Il Sud è tornato a meno a parole al centro del dibattito politico. Quello che abbiamo visto è talmente enorme che non poteva continuare ad essere ignorato. Il malessere del Sud si è riversato nelle elezioni del 2018. Il libro fu presentato pochi giorni prima del 2018, io anticipai che ci saremmo state sorprese al Sud. L'intero Sud è diventato di botto maggioranza 5 Stelle. Chiaramente la rabbia del Sud si è trasformata in un voto oggettivamente di protesta, perché indipendentemente da altre votazioni, il voto meridionale verso 5 Stelle è stato un voto di protesta, più prima che di ogni altra cosa. Quindi questo fenomeno enorme accolto con rassegnazione. Quindi il mio libro nasce da
io sono il primo a essere stanco di sentire piagnisteria, questione meridionale. Quindi ho provato, da persona che si occupa anche di impresa, di capire quali cose concrete si possono fare. E dato che non possiamo fare quello che ha fatto la Germania ha investito circa 100 miliardi di euro all'anno in investimenti pur nel suo est Europa. Quando nel 90 l'Italia ospitava i mondiali, un cittadino della Germania est aveva un reddito pro capite che era il 44% del resto della Germania. Un cittadino del sud Italia aveva un reddito pro capite che era circa il 75% del resto Italia. Dopo 30 anni il cittadino della Germania est ha recuperato quasi 30 punti di PIL pro capite, la Germania est sta ormai al 75%, la Germania non si accontenta, il cittadino del sud ha perso 20%, quindi tutto quello che è stato faticosamente recuperato. A onor del vero, il grosso recupero degli anni 50 e 60, quindi il boom economico. Però negli anni 80 avevamo tenuto. Il crollo è stato dal 90 in poi, con la, da un lato, il sorgere della questione settentrionale, ovviamente proposta dalla Lega che era secessionista in quell'epoca, un po' perché il Sud ha perso voce e rappresentanza. Noi per 20 anni non abbiamo avuto ministri di spesa meridionali, questo è un fatto assolutamente nuovo. Fino al 2018, per 20 anni abbiamo avuto governi in cui c'erano solo uno o due ministri meridionali, poi con governo prima giallo-verde e poi giallo-rosa di adesso, si è ribilanciato, abbiamo anche un primo ministro del Sud, ma in realtà l'ultimo primo ministro del Sud era stato, se non ricordo male, nel 73. Quindi vuol dire, parliamo di un'epoca lontanissima. No, l'ultimo primo ministro del Sud era stato Ciriaco De Mita, quindi comunque parliamo di ben oltre 30 anni fa. Quindi mi sono chiesto cosa si può fare concretamente e quindi ho cercato di trovare elementi non solo fattibili, ma per verificare che fossero veramente fattibili, erano cose in larga parte già fatte. Quando parliamo di decontribuzione degli oneri sociali, un esempio classico, questa decontribuzione, che è un importante incentivo a localizzare occupazione al sud, è un incentivo che però ogni anno è stato messo per un anno. Quindi che succede? Che droga il mercato del lavoro gli ultimi mesi dell'anno e poi non sai che succede. Allora, senza una pianificazione, questo porta anche gli investitori, magari anche stranieri, a non voler scommettere sul nostro territorio e sul nostro mezzogiorno. Allora, la riflessione di primo livello è: il Sud ha delle oggettive diseconomie di localizzazione. Chiaro. Il Sud è svantaggiato dal punto di vista della logistica, dal punto di vista delle infrastrutture, manco a dirlo, dal punto di vista della distanza fisica. Pochi italiani sanno che noi esportiamo in Svizzera quasi 10 volte quello che esportiamo in India. L'India c'ha 1.800.000 di abitanti, la Svizzera c'ha 10 milioni. È chiaro che per un'azienda di Lecco, di Como, la Svizzera vuol dire 10 chilometri, no? Un'azienda di Lecce, la Svizzera, è un mercato che deve affrontare dei grandi costi di trasporto e grandi difficoltà di comunicazione. Quindi la prossimità. Quindi la logistica ti penalizza perché il 60% delle esportazioni italiane sono verso l'Europa, quindi chiaramente il nord è più attaccato al mercato europeo. E poi ovviamente le infrastrutture, soprattutto il sistema porti, interporti, poi andiamo sulle infrastrutture. Quindi questa diseconomia di localizzazione andrebbe in qualche modo bilanciata da qualche economia di vantaggio e quindi la decontribuzione, che adesso è stata anche rimessa al governo, è sicuramente un strumento importante. Le zone economiche speciali sono un pezzo importantissimo di questo sistema, perché la zona economica speciale a cosa serve? Serve a fluidificare il processo logistico, ma anche a semplificare enormemente la burocrazia. Tra la diseconomia di localizzazione del Sud c'è una pubblica amministrazione, ahimè, molto molto scadente dal punto di vista qualitativo, i tempi di attraversamento dei processi. Un imprenditore poco giorni fa mi raccontava che per fare un cogeneratore in un impianto industriale, cogeneratore è una grande caldaia di fatto, un impianto industriale, già in una zona industriale, che è una roba che andava approvata in 5 giorni, sta da 1 anno e 9 mesi a aspettare l'autorizzazione, ed è un progetto di 3 milioni che dà lavoro a 20 persone per qualche mese. Quindi la burocrazia è sicuramente più scadenza, quindi tra le disponibilità dell'organizzazione, la complessità della macchina burocratica, una pubblica amministrazione poco performante. La ZES nasce per semplificare in maniera drammatica. Le ZES sono
state costituite nel 2017 ancora non sono operative. Purtroppo stiamo ancora aspettando. Ma la ZES è uno dei pilastri. Tanti paesi del mondo hanno fatto rinascere intere aree di paesi con le ZES. Vero. Il progetto straordinario Expo Sud, che anche quello esiste, va potenziato, è un progetto che cerca di aiutare le aziende del Sud a bilanciare tutto questo ritardo. Il Sud esprime il 22% del PIL, voto per pieno, esprime meno il 10% dell'esportazione, anche qui un ulteriore gap che si può in qualche modo ridurre lavorando di fino sui singoli progetti, sulle singole filiere. Monti, per quanto riguarda l'export e l'internazionalizzazione per il Sud, soprattutto potrebbe essere importante sviluppare la penetrazione in quelli che vengono definiti i mercati in prossimità del Sud, come il Nord Africa e i Balcani, che dovrebbero essere i normali e naturali interlocutori per le imprese del Mezzogiorno. Sì, diciamo che è una prossimità relativa, perché si serve meglio la Tunisia da Parigi, che ha 10 voli al giorno per Tunisi, che da Palermo da Napoli, che sono vicinissime, no? Chiaramente. Quindi è una prossimità che va alimentata di infrastrutture e di trasporti. Solo la prossimità fisica non ha molto utilità, perché, ripeto, Napoli è più vicina a Tunisi che a Milano, ma vado a Milano con l'alta velocità, con gli aerei facilmente, e per andare a Tunisi è molto più complicato, quindi al di là delle barriere culturali e linguistiche. Un altro fattore molto molto importante è la demografia. La demografia ovviamente è un fenomeno particolarmente difficile da attaccare con le policy. Perfino i cinesi, che ci hanno insegnato a fare programmi ambiziosi e a rispettarli, già 7 anni fa hanno levato la one child policy, quindi la policy di avere un figlio per coppia, e questo fenomeno è ancora molto comune, perché la scelta di fare dei figli dipende da fattori culturali, dallo stile di vita, dai costi. Quindi vuol dire, la demografia del Sud è in questo momento un problema. Uno dei motivi per cui ho fatto questo libro è un po' il grido di dolore che il Sud può rinascere, deve rinascere, ma o lo facciamo adesso, tra 10 anni sarà la demografia che dà il colpo di grazia al Sud. Il Sud ha perso quasi 2 milioni di giovani, ha perso quasi 1 milione di laureati in 15 anni, sono cifre spaventose, perché una società e una comunità sostiene gli anni, tra virgolette, improduttivi, meravigliosi dell'infanzia e della giovinezza, ma chiaramente improduttivi, dopodiché appena diventa una forza produttiva lavorativa va fuori, magari anche sostenuto dalle famiglie, quindi c'è un trasferimento di ricchezza dal sud al nord, famiglie che fanno stiro la cinghia per sostenere il figlio che studia alla Bocconi, piuttosto che... Io sono un liberista, quindi sono convinto che sia importante che i giovani viaggino verso eccellenza universitaria, ma non può essere un viaggio monodirezionale, tutti vanno via dal sud verso il nord. Ecco, su quindi, questo le chiedo una cosa, Monti. Secondo lei sono importanti i bandi che adesso tante comunità locali, tante città, tanti comuni del Mezzogiorno stanno facendo per ripopolare i vecchi borghi, le città antiche e altro, per far sì che vengano giovani al sud del Mezzogiorno con costi simbolici per poter prendere in locazione gli appartamenti? Assolutamente sì. Lo spopolamento delle aree interne... Allora, è ovvio che noi viviamo una società che si va polarizzando. Il divide più evidente, più clamoroso è nord-sud, ma c'è anche un divide importante tra aree interne, aree costiere e aree urbane, perché tanta parte dell'Appennino emiliano si va spopolando come l'Appennino apulo-lucano. Quindi è chiaro che noi dobbiamo vedere tutto nella chiave, diciamo, dicotomica, anche un po' manichea nord-sud. Certamente un divide importante tra le aree con disponibilità di risorsa digitale, quindi disponibilità di banda, e no, in questo momento è diventato particolarmente drammatico. Io sono, ora sono da poco passato executive chairman, presidente esecutivo della tribù, noi abbiamo 500 ragazzi, in questo momento almeno un centinaio stanno lavorando, chi da Catania, chi da Bari, chi da Caserta, chi da Napoli. È ovvio che se abitassero in un borgo privo di connettività non potrebbero farlo. Quindi c'è questo trend del south working, che in questo momento è un trend importante. Io nella mia vita precedente ho creato insieme ai colleghi un centro di sviluppo informatico che sta a Cosenza, che è stato poi acquistato da una multinazionale giapponese, e adesso 400 ragazzi nella IT Valley calabrese, da lì servono clienti in Giappone, in Thailandia e in Brasile. Quindi uno dei motivi per cui penso che si possa fare il rilancio al sud
è che alcuni trend per la prima volta, invece di punirci e di colpirci, sono favorevoli. Uno dei trend più evidenti è la possibilità di delocalizzare, remotizzare tantissima parte di lavoro intellettuale. Capacità di lavorare su uno sviluppo di un progetto anche informatico e remoto è una cosa mai consolidata da 20 anni. L'offshoring in India si faceva già dai primi anni 2000, dalla Silicon Valley all'India. Ecco, le chiedo un'altra cosa: quanto sono importanti gli investimenti in istruzione, ricerca, innovazione proprio per poter rilanciare il Sud? Ecco, potrebbe essere opportuno un vero e proprio piano straordinario scuola e università per il Sud? Sì, la risposta è chiaramente sì. I dati della education in general al Sud sono drammatici. Abbandono scolastico, che ahimè è una storica, diciamo, piaga. Una storica piaga di cui la mia amata Napoli e la Campania sono da sempre il campione nazionale, ma abbiamo una percentuale, già l'Italia è il paese d'Europa che ha più basso numero di laureati, al Sud questo dato diventa drammatico. La partecipazione delle donne al mondo del lavoro è drammatica. Io ci tengo a sottolineare una cosa. Noi giustamente guardiamo, quando parliamo di ritardo del Sud, l'indicatore più classico, il reddito pro capite, no? Che magari è aggiustato il costo del lavoro. E oggi il reddito pro capite del Città del Sud è circa la metà del centro-nord nettato del Sud, quindi un gap gigantesco. Ma se guardiamo gli indicatori di natura sociale, sociografica, del welfare, il rapporto non è 1-2, il rapporto è 1-20, asili, mense scolastiche. Noi abbiamo avuto per tanti anni, per la stramaledetta legge Calderoli, anzi per come è stata applicata la legge Calderoli, perché la legge Calderoli prevedeva tre cose: spesa storica mediata da un fondo perequativo e dalla definizione dei livelli delle prestazioni minime, cioè qual è la prestazione a cui un cittadino ha diritto di accedere, non perché è nato a Matera o a Reggio Emilia, ma perché è italiano. Ecco, questa cosa è stata messa da parte e dimenticata colpevolmente e vergognosamente per quasi 20 anni. Il fondo perequativo idem. Noi abbiamo avuto centinaia di comuni del Sud che avevano fabbisogno zero sugli asili per anni. C'è l'esempio più clamoroso: Giugliano, che è il più grande comune non capoluogo provincia d'Italia, che ha 120.000 abitanti, ha avuto per anni fabbisogno zero sugli asili. Quindi abbiamo sancito per tabulas, come dicevano i latini, cioè per iscritto, che abbiamo dei bambini di serie A e bambini di serie B. Sulle mense scolastiche il rapporto non è 1-2, è 1-20 tra nord e sud. Se confronto Reggio Emilia e Reggio Calabria, tanto per sfruttare l'assonanza, i rapporti sono 1-20, cioè una cosa che grida vendetta. Beh, noi abbiamo un ministro dell'università adesso che è proprio un ministro napoletano, il buon Manfredi, che ricordiamo è stato anche presidente della CRUI. Pare che si stia muovendo molto per cercare di stimolare anche un nuovo modo anche di fare istruzione. Ma poi un altro aspetto importante, e lei è di Napoli. A Napoli c'è un insediamento molto importante che ha puntato, o meglio, ha accettato di sfidare la sorte creando uno stabilimento. Parlo della Apple, che ha deciso a Napoli di investire per la crescita di nuovi talenti. Può essere una strada giusta questa? Assolutamente sì. Io sono appassionato di calcio e ci sono gli episodi e i gol che fa morale e cambiano le partite, no? È ovvio che il centro IOS è un centro di formazione, non è un centro di sviluppo, non è una sede, però è un centro di formazione che ha fatto assolutamente effetto, perché sono seguiti tanti altri multinazionali nel mondo dell'information technology ed è uno straordinario esempio di come con poco si può fare molto. La cosa nasce in un incontro tra l'allora primo ministro Renzi e l'amministratore delegato di Apple, che dice: abbiamo sperimentato in Brasile un nuovo modo di formare i giovani che in pochi mesi mette in condizione di sviluppare un'app, anche se non sono laureati e se hanno un background informatico. Allora Renzi dice: ah, per questo proviamo in Italia, proviamo a farlo al Sud. Ok, Tana, visto che facciamo a Napoli. E in un anno, io ero al liceo, quindi mi sono occupato anche operativamente di accompagnare e questo percorso, avevamo un centro che adesso tra i giovani di tutto il mondo è un'eccellenza straordinaria e sta facendo nascere a Napoli Est, una zona storicamente svantaggiata dal punto di vista urbanistico,
un vero e proprio rinascimento, il campus della Federico II di Napoli Est è qualcosa di straordinario che voglio dire, non ha uguali nel sud, soprattutto per i tempi rapidi. Noi siamo abituati all'immobilismo. Una delle grandi piaghe è l'immobilismo delle aree urbane, la tutela del patrimonio che diventa mummificazione e congelamento di tutto. Io ho avuto la fortuna di viaggiare il mondo dappertutto negli ultimi 30 anni e se vedi come sono cambiate città migliorando in maniera straordinaria, da Istanbul a Medellin a Shenzhen ma anche città diciamo mediterranee, Valencia, la stessa Tunisi nel centro ha fatto le cose straordinarie. Non è possibile che le nostre città rimangano immobili, non è possibile che Bagnoli, che è uno straordinario porto naturale, uno spazio gigantesco con possibilità di attrarre investimenti enormi, sia congelato da 30 anni, terreni sequestrati in magistratura per anni. È una cosa che grida vendetta. Ecco, questo immobilismo è una delle grandi piaghe del sud e dobbiamo affrontarla veramente di petto, con strumenti urbanistici nuovi, con commissariamenti fortissimi dei progetti e con lo sfruttamento adesso di questa nuova finestra opportunità che si chiama Recovery Fund. Avremo veramente tante risorse da investire. Una delle direttrici è investire dove le aree paesi sono più povere, quindi diciamo l'Italia ha avuto 209 miliardi perché c'era il sud. L'Italia senza il sud avrebbe avuto 70 miliardi. In teoria dovremmo mettere sul sud 120 miliardi. Ovviamente non sarà così. Ma già investire in proporzione alla popolazione ci metto la firma, perché per troppi anni abbiamo investito molto di meno che in proporzione alla popolazione. Ecco, lei ha detto due cose che mi hanno colpito particolarmente. Innanzitutto l'insediamento della Apple è stato fatto nell'area est, appunto nell'area di San Giovanni a Teduccio, che era un territorio forse anche off limits in cui la gente aveva quasi paura ad arrivare, invece grazie a questo tipo di insediamento si è elevata anche la qualità della vita dei cittadini che abitano in quel territorio. E quando parlava dell'area di Bagnoli, mi è tornato in mente la mia tesi di laurea, Monti, nel 1992, geografia urbana e regionale, assetto del territorio e portualità turistica nei campi flegrei. Quindi dall'epoca, perché c'era una grande cordata che voleva realizzare il più grande marina d'Europa. Bene, da allora se ne è parlato, si è provato tante volte, ci ricordiamo anche l'avventura dell'America's Cup che doveva essere realizzata in quel bacino naturale che è un ottimo campo di regata eccezionale. Purtroppo troppe beghe, troppi ritardi, troppa burocrazia ha fatto sì che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, nulla sia stato fatto per il recupero di una zona molto importante. Beh, purtroppo diciamo qualcosa è stato fatto, perché la bonifica, grazie a Dio, è partita, ma ripeto, diciamo che anche l'esperienza dei recuperi delle grandi aree siderurgiche è un'esperienza di progetti complessi che di solito prendono 10 anni. Il problema è che siamo partiti adesso e non 20 anni fa. Speriamo che finalmente la bonifica che è partita generi qualche effetto positivo. Ecco, l'ultima domanda che le faccio. Noi al sud abbiamo un'altra grande eccellenza, è l'eccellenza del tutto quello che è il settore agroalimentare. Le chiedo, l'agricoltura può diventare un importante volano di sviluppo, di ripopolamento e di recupero dei territori? L'agricoltura deve diventare questo. Ci sono già dei trend, perché per esempio negli ultimi anni abbiamo visto una fioritura di imprese agricole gestite da giovani. Abbiamo avuto un ritorno alla campagna anche generato diciamo dalla crisi di alcune attività lavorative. È ovvio che la filiera dell'agroindustria non può che essere un volano, per due motivi. Uno, perché chiaramente è l'unica filiera che c'è dappertutto nel sud, mentre le altre filiere, l'aerospazio sta in Puglia e Campania, l'informatica sta in Sicilia, Campania, un po' in Lucania, in Puglia, la farmaceutica sta essenzialmente in Campania e un po' in Sicilia, la filiera agroindustriale è presente dappertutto, direi per definizione. Due, perché abbiamo una ricchezza di diversità che è straordinaria. Non ci dimentichiamo che il sud, oltre a essere diciamo uno straordinario territorio per bellezza e anche dal punto di vista dell'immaginario, l'Italia è un grande sud, no? Anche se i numeri ci dicono che solo il Veneto o solo l'aeroporto di Palma di Maiorca fa gli arrivi di tutti gli aeroporti del sud, è ovvio che
quando uno pensa all'Italia nell'immaginario collettivo, anche un po' stereotipato e oleografico, ma anche quello in qualche modo fa gioco, è la pizza, il sole, il mare, le canzoni, no? È come fosse una grande Napoli nell'immaginario collettivo dello straniero. Quindi è ovvio che il Sud, la filiera agroindustriale ha tre vantaggi. Uno, come il primo che ho detto, che è pervasivo e dappertutto. Il secondo, che è ovviamente sinergico con la filiera del turismo. E terzo, molto importante, che è una filiera, una forte vocazione all'export, quindi il Sud ha difficoltà all'esportazione. L'ultimo punto importantissimo è che permette di tenere i territori attivi e frena la desertificazione dell'area interna. Quindi è una filiera straordinariamente importante, c'è tanto da lavorarci, è ovviamente una filiera che si presta a progetti molto, diciamo, dedicati, orientati, perché sono filiere molto piccole, con delle nicchie straordinarie. Pensiamo a tutti i prodotti DOP. Certo, non è che puoi fare un mega progetto sulla soppressata calabrese, perché comunque è una filiera molto artigianale, però è un prodotto straordinario che si può esportare in tutto il mondo, quindi con progetti mirati all'export, a incentivare l'imprenditoria giovanile, a creare una filiera locale, che per esempio una cosa clamorosa è che l'allevamento del maiale, che per secoli è stato diffuso al Sud, è quasi sparito perché manca la massa critica industriale, perché le porcellane industriali oggi devono avere migliaia e migliaia di animali. Ma perché non creare una filiera di piccoli allevamenti suini nelle aree interne, dove il maiale ha una tradizione millenaria e dove c'è un mercato interessante, per esempio la carne suina? Solo un esempio. Quindi diciamo che la filiera agroalimentare è sicuramente quella più importante per risolvere tutto il Sud, ma è una filiera in cui è difficile fare il mega progetto. La Napoli-Bari vale 4 miliardi di investimento, la ferrovia alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Io ho fatto presente a Ferro, ho avuto il piacere di cominciare la cantierizzazione. È chiaro che non c'è nella filiera agroalimentare un progetto a 4 miliardi, sono centinaia di progetti di nicchia che però con grande fatica generano un impatto straordinario sul nostro territorio. Ecco, Monti, allora innanzitutto io la ringrazio perché con una grande chiarezza espositiva ha illustrato quelle che possono essere delle reali ricette. Però vorrei che lei, nel salutarci, prenda un impegno di anticipare i suoi regali di Natale. Mi spiego meglio. Perché non far arrivare Sud Perché, questo suo volume, a tutti coloro che oggi occupano posizioni di governo, affinché possano leggerlo? È un libro che si legge con facilità, ma magari potrebbe dare anche qualche spunto di riflessione, perché ricordiamo che l'Italia in questo periodo deve anche spiegare all'Europa come utilizzerà le risorse del Recovery Fund. Quindi è molto importante, potrebbe anche essere magari prendere spunto da alcune sue riflessioni e poter cercare di portare realmente risorse al Sud, ma soprattutto risorse che possano essere volano di sviluppo futuro. Può fare questo regalo in anticipo ai nostri governanti? Assolutamente sì, per fortuna negli ultimi tempi sono usciti altri libri molto interessanti, quelli di Luca Bianchi dello Svimez, che è uno straordinario osservatorio che racconta il Sud con i fatti, senza piannistei, perfetto, senza polemiche, ma lo farò, già diversi degli ultimi ministri hanno ricevuto, ma farò questo sforzo e vorrei anche poi continuare con delle pillole nei prossimi mesi a affrontare i temi decisivi per il Sud, perché adesso mai più Sud Perché no. Monti, ci collegheremo e lo faremo insieme a lei molto ma molto volentieri. Grazie ancora per la disponibilità, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora, Monti. Buon lavoro. Arrivederci, grazie.